Caffè genera dipendenza. Questo non è un video organizzato, non so dove andrà a parare. Ma la mia idea è, perché voi state lì e pensate che io non sto combinando un cazzo e sto qui con il mio cappuccio perché fa freddo in casa. Sono uno sfigato qualunque, come te. Sì. Sì, c'ho poca energia. Però tante cose per la testa. Posso finirlo? Anche perché qui a Barcellona ti fai caffè grossi e ti sei abituato così, almeno fanno più effetto. Vorrei darvi una parvenza, anzitutto questa abitudine che hai dopo una certa età di toglierti il cappuccio per far vedere che almeno i capelli ce li hai, così sembri più giovane. Poi più spettinati meglio è. Vorrei darvi una parvenza che sto combinando qualcosa, perché in realtà è vero. Ok, fagli vedere. Sto allenando il gatto. Questa moquette, per fortuna il padrone di casa non è mio iscritto, comunque è una merda con cui ci hanno dato l'appartamento all'inizio. La toglieremo quando ci cacceranno via da qui, perché la pacchia non è per sempre e gli affitti aumenteranno di sicuro. Sto facendo robe, sì, le sto facendo davvero. Mucchi! Cazzo, vieni giù! Vieni giù, Mucchi, vieni giù. Non mostrare il culo al pubblico. Vieni giù. Dai, dai, che ce la fai. Ti chiamo i pompieri. Ti chiamiamo i pompieri. No, no, che poi mi spegne tutti i contatori perché stanno qua. Brava. Sei una bestiaccia. Vai, 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 libera. Vai, sei libera, sei libera. La libero nel salotto. Ok, qui sotto abbiamo il carver dei poveri, che però è identico a un carver ormai. Ecco la tavola che ho comprato, che vi ho fatto le recensioni, Letzi Cruiser, che vi metto qua, vi metto il link se lo volete comprare. Io praticamente ho preso una tavola usata dell'Oxello, gli ho cambiato i bushing e gli ho messo quelli dell'Oxello, le ruote, perché in realtà anche se l'Oxello un po' una marca sfigata, però ha la caratteristica che ha delle buone ruote e le tavole sono decenti. E i cuscinetti ceramici, quelli famosi che uso sempre, link in descrizione, che vanno da Dio. Vabbè, abbiamo fatto il carver dei poveri, è uguale, è esattamente come un carver, non ha niente, niente, niente da invidiare. Gli mancava solo la forma della tavola e pelino di performance in più, però cazzo, sì, vale la pena, è valsa la pena comprarla di brutto. Questa l'ho presa usata per 30 euro, vabbè, Barcellona. Balance board, altri progetti che dovrò fare in qualche momento. La mia balance board è molto semplice, un tubo preso da dei lavori in corso, tra le robe abbandonate, l'ho tagliato, con una parte ci ho fatto l'interno di uno di questi rulli, non di questi qui ma di uno verde per fare il green screen, cioè quando cambi lo sfondo ai video, che sarà utile per il progetto del video su track. Minchia che capelli. Poi l'ho tagliato e è rimasto sto rullo qua, questa tavola pitturata veramente a cazzo, che devo tagliare, volevo farla somigliare a una specie di serpe così per uso casalingo, però va, il tempo dove lo trovi. Il balance board è utilissimo per l'equilibrio sia sul surf che sullo skate, perché vi permette di sviluppare un equilibrio persino superiore di quello di cui avrete bisogno. Comunque, all'inizio vi sembrerà impossibile riuscire a farlo, poi diventerà magicamente una cazzata. Balance board per principianti, vabbè, all'inizio può essere utile avere dei blocchi da una parte e dall'altra, sotto semplicemente delle asticelle di legno vanno benissimo per evitare che vi scappi completamente la tavola e che cadiate completamente di là o di qua, perché un esercizio utile è quello di tirarla all'estremo, per esempio qui. E non sono riuscito, di segaccia. Vabbè, ci riproviamo. All'estremo.
Vabbè, la smettiamo di fare figure di manda qua. Quindi, un estremo, un altro estremo, poi ritorni, poi ritorni, di qua, ok, per farvi vedere, diventa veramente facile. Poi più chiudi la posizione delle gambe, più è difficile stare in equilibrio, più ti abbassi più è difficile stare in equilibrio, però arrivi a un punto che la domini completamente. Io saranno settimane che non ci salgo sopra, come avete visto, nessuno sforzo, all'inizio è praticamente impossibile. Quello che succede è che quando la tavola arriva qua, arriva un momento che non la puoi più bilanciare. Quindi se ti sbagli perché sei distratto, l'altra volta mi è successo col gatto, stavo facendo l'acrobata con il gatto in braccio, fatto così, sono volati entrambi di là, mi sono ritrovato con uno strano graffio che si è già rimarginato da qualche parte del braccio, il gatto è caduto in piedi, perché i gatti fanno questa cosa di cadere in piedi. Approfittiamo, questo è il video degli spoiler, mega spoiler. Sì, progetti utili, perché poi alla fine sono utili per me stesso. Questo io non ve l'ho mai fatto vedere, a meno che non mi seguiate su Instagram. Un supporto per longboard, l'ho fatto a V, l'ho fatto particolare perché mi piaceva il disegno, me lo sono inventato io, incredibile. Infatti, essendomelo inventato io, non avendo seguito nessun tutorial, ho scoperto sul percorso che se tu fai un supporto così a V, ovviamente devi cambiare l'angolazione di queste fessure della parte, perché la parte interna deve essere più bassa di quella esterna. Io ci ho provato un pochino limandole, ma non ho fatto un gran lavoro. Comunque sia, vabbè, si vede bene, perché a meno che non lo sai non ti preoccupi nulla dei dettagli, semplicemente le tavole non si infilano perfette dentro. Però non basta, perché ho 3.000 tavole, quindi stavo pensando di costruire un supporto per longboard molto più grande, magari alto fin qua. C'ho del legno vecchio per farlo. Non ci vorrà troppo tempo, però sempre penso, ma quando lo faccio ci faccio anche un video. E allora, tra qui che cerchi il tempo di farlo e lì che cerchi il tempo di organizzarti e farci anche un video sopra, non lo fai mai. Vabbè, io approfitto per chi si è pippato il video fin qua per darvi dei trucchetti, che poi alla fine se no non ve li do mai. Hai una drop through, comincia a vibrarti, la mia per esempio in vetro resina, vi ricordate il video tagliare una drop through in vetro resina? Eccolo qua. Non, i riser per una drop through specifici sono abbastanza cavi. In realtà non hai bisogno di un grosso riser che vada su tutta la superficie, perché la drop through in realtà appoggia solo sulle viti. Quindi che cosa fai? Fai dei cerchiettini o dei quadratini con una vecchia cinta di cuoio, la metti tra il dado e la tavola, ottieni che assorbe tutte le vibrazioni. Potete farlo con della gomma, potete farlo addirittura tagliando dei riser morbidi di uno skate. Un progetto, ho comprato questo skimboard, uno skimboard, una di queste tavole che tu lanci nel bagnasciuga e puoi fare dei trick, qualche kickflip, batti un po' di tip tap. Io non saprò fare un cazzo, infatti non la porto in spiaggia. Ma l'idea è di metterci 1, 2, 3, 4 track da penny, un rinforzo, perché la tavola da skimboard è come una tavola da skate, è fatta di strati di legno, a parte che gli strati sono tipo 2 di meno di una tavola da skate, non so se alla fine è forte come una tavola da skate. Vabbè, quindi la rafforzeremo sotto. 4 track da penny e faremo qualcosa di strano che si chiama 8-wheeler, non l'ho inventato io, dovrò forse tagliarla, dargli un'altra forma, che ha una maniera di girare molto particolare, poco pratica devo dire, però interessante. Poi abbiamo usato un longboard gigante con dei mega track che sono veramente giganteschi, che sono degli original,
Track Original hanno questa caratteristica di avere una molla che permette una compressione incredibile, perché praticamente qui c'è una sorta di bushing a V che combina uno sull'altro, e come si comprime fa sì che il track giri. Permette una compressione incredibile, quindi una surfata come quella che può essere di un Carver, però dove ti inclini molto di più. Sono in realtà i track che hanno copiato, all'inizio usavano gli originali stessi, le Hamburg. Li abbiamo testati per vedere quanto carvano e ho visto che di fatto, praticamente ho compiuto una curva, carvano un pelino, però quasi impercettibile, meno di questi, del mio DIY Cruiser artigianale, e un poco meno di questi qui, di un penny. Però attenzione, stiamo parlando di una tavola lunga, che saranno il penny, sì, 60 centimetri, che carva solo un pochino di più, ovvero si aggira solo un pochino di più di una tavola lunga 1,20 m. Quindi ovviamente questo significa che questi track girano la madonna rispetto ai track da penny, che già girano molto di per sé. Mi piacerebbe testarlo in confronto con il Carver e vedere che cosa scopro. La differenza, vi dicevo, tra il Carver e tra i track C7 della Carver e i track original, la compressione con la molla, è che gli original fanno inclinare di più la tavola, dando un movimento che alcuni potrebbero definire più reale da surfata, però fa sì che la tavola deve essere molto più alta, quindi va bene su un Pinterest, su una tavola come questa. Sulle quelle tavole tipo gli Hamburg costano un botto di soldi, sono veramente ingombranti, che sono più da mostrare la figata che hai, eccetera, che senti un po' un coglione perché li hai pagati, fanno sì che la tavola è altissima, il che, se devi solo fare il surfista su strada, in una strada completamente vuota, va bene, ma se sei in mezzo al traffico, dimenticatelo, non ci puoi andare, cioè sì, ci puoi andare, ma veramente, veramente poco pratico. Boh, fatemi sapere se a parte la voce nasale vi piacciono questo tipo di video, perché è più semplice. Questo non vuol dire che togliamo gli altri, ma sono riempitivi tra l'uno e l'altro, è più semplice. E fatemi sapere se vi piace questo cappello.